Guardiamoci negli occhi. Lo so cosa pensate, figli belli, che io parlo del paese dei balocchi o del paese dei campanelli, dove si fanno i discorsi per l'allocchi e si via la gente per i fondelli, perché la storia, detta sta maniera, pare fasulla, perché è troppo vera. Oggi però che compio 60 anni, figli, fratelli e nipotini mia, che so acciaccato e pieno di malanni, mi chiedo, v'ho mai detto una bugia? Mi sono rimasti pochi compleanni, poi vi saluto e me ne vado via. Siccome non c'ho sordi da lassà, vorrei lassarvi un po' di verità. La verità purtroppo è come il vetro, che è trasparente se non è appannato. Per nasconde quello che c'è dietro, basta aprir la bocca e dagli fiato. Cristo l'ha rinnegato pure Pietro, e Giuda per due sordi l'ha baciato. E le parole più sono ricercate, più t'hai da domandà chi l'ha pagate. Voi leggerete tanti libri belli, dei poeti famosi, letterati. Io invece leggo il Gioacchino Belli, che del poeta degli Ciorcinati, il poeta degli Poverelli, che parlano per Dio come son nati. Me sbaglierò perché so un ignorante, ma il Belli dà le mele pure a Dante, perché lui da ritratta al naturale la vera storia della povera gente, sotto l'antica nerchia clericale, l'antri poeti, non mi frega niente. Parlano un italiano artificiale e leccano il Gregorio a chi è potente. E che dice quell'offio del Manzoni? C'è sta la provvidenza, state buoni. E a forza di sta buono e di sta zitto, il popolo diventa pecorone. Sgobba, fatica, se consuma il fritto. E appena fa cacciara col padrone, la provvidenza gli spedisce un dritto che gli offre il mondo sano da un balcone. E prima che si accorge del tranello, è diventato carne da macello.